Bella modari, sono Ape, benvenuti in questo nuovo Spotlight. Oggi vi parlo di una mod che modifica la veste grafica di Minecraft. Per veste grafica non intendo le ambientazioni, i biomi e così via, ma intendo quelle cose che vediamo sempre in Minecraft e che non sono i blocchi, ma sono ad esempio questo vano dove dobbiamo aggiungere gli item, oppure le varie scritte, gli inventari e così via. Questa mod ci permette di modificarli, di rimpicciolirli o di eliminarli del tutto. Poiché permette, diciamo, di rimpicciolirli per rendere la vista più efficace e di eliminarli se sono inutili. Una mod del genere già esiste, già la trovate nel mio canale, si chiama UD o AD, come volete chiamarla. Quella mod ci permetteva di spostare i vari vani e così via per, come ho detto prima, per rendere la vista più efficace. Questa mod è la stessa cosa, solo che ci permette anche di aggiungere crosshair, minimap e così via. Tramite l'utilizzo di menu che ora vi faccio vedere. Prima di tutto in alto a destra potrete vedere l'orario che è molto utile senza usare l'orologio che esiste in Minecraft, che secondo me è veramente molto scomodo. E qui trovate i quattro menu. Io ho cambiato i tasti per accedere a questi menu. Secondo me questi tasti B, B, N, M sono più efficaci degli altri perché erano veramente molto complicati. E poi questi sono vicini, quindi ve li ricordate. Abbiamo V che ci serve per... non ci serve, cioè ci mostra tutti i blocchi che stiamo visualizzando. Questo è utile per coloro che giocano da poco in Minecraft. Oddio, sto camminando. Poi abbiamo il tasto B che ci permette di modificare tutte le opzioni. Abbiamo due, anzi tre, diciamo tre menu, dove possiamo modificare anche il colore del menu, oddio. E ad esempio potete modificare l'orario e così via. Poi, come avete visto, ha tolto AMPM, l'ha reso un orario normale, come l'abbiamo noi in Italia. Poi abbiamo un altro menu, N. Questo ci permette, naturalmente non vedete il colore che l'ho cambiato ora, questo ci permette di modificare i file di testo che aggiungono le mod. In che senso? Ad esempio ci sono alcune mod che aggiungono file di testo dove potete modificarli e così modificherete anche le mod, ovvero potete modificare la forza di un personaggio e così via. Ci sono molte mod che fanno cose del genere e la maggior parte delle mod di cui ho parlato. E poi abbiamo il tasto M. Tramite questo tasto possiamo aggiungere, tramite, diciamo, l'utilizzo di un tasto nella chat, una scritta. In che senso? Io ora cliccando R mi uscirà il testo Rava, guardate, cliccando R, e posso anche spammarlo. E voi potete aggiungere qualsiasi oggetto, qualsiasi frase, qualsiasi cosa che volete cliccando un solo tasto. Ad esempio io cliccando sempre R mi uscirà sempre la scritta Rava. E questa mod secondo me merita tantissimo, quindi vi consiglio di scaricarla se, diciamo, se volete queste facilitazioni, queste agevolazioni, come volete chiamarle, anche il mio italiano è molto bello. E spero che questo video vi sia piaciuto. Consigliatemi le mod nei commenti. Mettete mi piace per supportarmi. E vi do i biscotti, naturalmente, se mettete mi piace. E commentate consigliandomi qualcosa. Oddio, già l'ho detto, commentate. Sì, iscrivetevi al canale per essere aggiornati. Boh, non so neanche che ho detto. Comunque, commentate, iscrivetevi, mettete mi piace. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Non so come concludere questo video, cioè è troppo banale. Diciamo, è troppo banale dire sempre la stessa cosa, quindi non so che dire. Ciao.